Dicono che sei le tue scelte. Io dico che le tue scelte mi dicono chi sei. Scegli una risposta per ogni domanda che ho preparato e non dimenticare di annotare tutto, perché ti rivelerò cosa dicono di te alla fine del video. Cosa preferisci? Colori freddi o colori caldi? Qual è il tuo momento preferito della giornata? L'alba o il tramonto? Quale attività sceglieresti per il tuo venerdì sera? Andare al karaoke con gli amici o ballare in discoteca tutta la notte? Sei una di quelle persone che rifanno il letto ogni mattina o lo lasci com'è? Come mangi un Kit Kat? Lo spezzi o lo mordi tutto intero? Cosa preferisci? Lo shopping online o andare al centro commerciale? Quale bevanda preferisci? Caffè o tè? Qual è la piattaforma che guardi di più? Netflix o YouTube? Mangi la crema di nocciole sul pane o direttamente dal barattolo con un cucchiaino? Preferisci docce calde e lunghe o fredde e brevi? Scegli chiamare o inviare messaggi. Ecco cosa dicono le tue scelte su di te. Per quanto riguarda la prima domanda, se hai scelto colori freddi, sei una di quelle persone che all'inizio sembrano distanti, ma una volta che gli altri ti conoscono davvero, non possono starti lontani. Hai principi in cui credi fermamente. Segui sempre le regole e vorresti che tutti facessero lo stesso. Se hai scelto i colori caldi, ami stare in compagnia e anche gli altri adorano stare con te. Sei energico, divertente e amichevole. Hai un cuore enorme, pieno di tanto amore da dare. Ti entusiasmi per ogni opportunità che la vita ha da offrire. Tuttavia, di tanto in tanto, potresti trovare difficile concentrare il tuo tempo e la tua energia su una sola cosa. Per la seconda domanda, se hai scelto l'alba, sei una persona laboriosa che organizza le proprie attività quotidiane nei minimi dettagli. Uno dei migliori regali che qualcuno può farti è un'agenda. Sei organizzato in ogni aspetto della vita. Sei anche una persona molto attiva e ami fare esercizio. Se hai scelto il tramonto, sei una persona che vive intensamente le proprie emozioni. Se qualcuno ti ferisce, ad esempio, impieghi tempo a riprenderti perché non dimentichi facilmente. Sei saggio, spirituale, creativo e determinato. Per la terza domanda, se preferisci andare al karaoke con i tuoi amici, sei una persona a cui piace essere al centro dell'attenzione. Sei sicuro di te. Ami provare cose nuove e non hai paura di commettere errori. Credi che ti aiutino a crescere. Sei coraggioso e non ti imbarazzi facilmente. Ecco perché non hai paura di provare nuove esperienze. Se preferisci andare in discoteca per ballare tutta la notte, sei una persona che crede che essere un buon compagno di squadra sia prezioso in tutto ciò che fai. Prendi sul serio le tue responsabilità. Sei avventuroso e fai amicizia facilmente. Trovi facile esprimerti in ogni situazione. Rimani sempre fedele a te stesso, indipendentemente da ciò che accade. Per la quarta domanda, se rifai il letto ogni mattina, sei una persona molto pulita e ordinata. Il solo pensiero che qualcosa non vada secondo i tuoi piani ti rende ansioso e stressato. Questo è il motivo per cui hai successo, sia a scuola che in carriera. Le persone sanno di potersi fidare di te per completare un compito e non manchi mai di portare a termine ciò che ti viene chiesto.
Se lasci il tuo letto così com'è, sei uno spirito libero che non ama essere vincolato da regole. Non accetti mai le cose facilmente e ami sfidare ciò che gli altri cercano di importi. Sei pieno di nuove idee. È anche per questo che ami trascorrere tempo da solo, così puoi riflettere su come cambiare il mondo in meglio. Per la quinta domanda, se preferisci mangiare il Kit Kat spezzandolo, sei una persona gentile e generosa. Fai tutto il possibile per rendere felici le persone a cui vuoi bene. Ti piace condividere ciò che hai con gli altri. Se mordi il tuo Kit Kat intero, allora sei una persona che non si lascia impressionare facilmente. Non ti interessano particolarmente le ricchezze o il bell'aspetto. Ciò che conta per te è la bellezza interiore. Per la sesta domanda, se preferisci fare acquisti online, significa che in genere prediligi la solitudine. Sei anche timido, motivo per cui le persone potrebbero pensare che tu sia freddo, inizialmente. Ma i tuoi veri amici sanno che non è così. Una volta che ti conoscono meglio, si rendono conto che sei davvero dolce e premuroso. Se preferisci andare al centro commerciale, sei davvero intraprendente. Sei concentrato, determinato e ambizioso. Non hai paura di fare il necessario per raggiungere i tuoi obiettivi. E ti assumi la maggior parte delle responsabilità quando lavori in squadra. Per la settima domanda, se hai scelto il caffè, sei una persona che dice sempre la verità, anche se può essere dura. Se percepisci che qualcuno sta mentendo, potresti persino smettere di essergli amico. Sei anche intellettuale, astuto e ambizioso. Se hai scelto il tè, sei una persona molto sofisticata, che apprezza le cose di qualità. Sei calmo e maturo. E, quando ami qualcuno, ti dedichi completamente a quella relazione. Per l'ottava domanda, se hai scelto Netflix, allora sei una persona dai gusti vari. Non sei rigido riguardo alle tue preferenze. Sei una persona di mentalità aperta che non esita a vivere nuove ed entusiasmanti esperienze. Ma ogni tanto ti impigrisci e desideri solo rifugiarti nel tuo bozzolo. Se hai risposto YouTube, hai una mente curiosa che adora imparare cose nuove. Quando ti dedichi a un argomento, fai le tue ricerche approfonditamente. È per questo che i tuoi amici ti vedono come una persona colta. Tuttavia, a volte trovi difficile concentrarti sulle cose. Per la nona domanda, se preferisci mangiare la nocciolata con il pane, allora ciò che ti sta più a cuore nella vita è la famiglia. Dai valore alle tradizioni e alle consuetudini. Farai tutto ciò che è in tuo potere per proteggere le persone che ami. Sei anche un buon ascoltatore e ami aiutare gli altri in ogni modo. Se preferisci mangiarla direttamente dal vasetto, allora sei una persona entusiasta. Vivi il momento. Sei coraggioso e non ti spaventi o ti angosci facilmente. Sei anche eccentrico e molto divertente da frequentare. Per la decima domanda, se preferisci fare docce fredde e brevi, sei una persona a cui importa molto della giustizia e non hai paura di far sentire la tua voce per le questioni importanti. Non prendi le cose alla leggera e hai anche aspettative molto alte su te stesso. Ecco perché, di tanto in tanto, potresti sentirti molto sotto pressione. Se preferisci fare docce calde e lunghe, sei molto perspicace e compassionevole. Sei sensibile ed è per questo che sei facilmente influenzato dalle cose che accadono intorno a te, che ti riguardino o meno. Sei anche una persona calorosa e amorevole e non tolleri affatto la maleducazione. Per l'undicesima domanda, se preferisci telefonare alle persone, sei l'anima della festa. Sei socievole, divertente, dinamico ed estroverso. Ti trovi a tuo agio nell'organizzare eventi e nel radunare tutti. Ecco perché hai molti amici. Se preferisci i messaggi, sei una persona che ama andare sul sicuro. Gli ambienti tranquilli ti fanno sentire più calmo e rilassato. Ti piace lavorare in modo indipendente. Tendi a pensare troppo alle cose e una delle tue più grandi paure è quella di essere frainteso.